John Born, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nel il calciatore rivelazione di ogni squadra della Serie A. Me l'avete chiesto in tantissimi, alla fine ho deciso di accontentarvi. E quindi, vista quest'ultima stagione, andrò a dirvi squadra per squadra, secondo me, qual è stato il calciatore più rivelazione, quello che mi ha lasciato senza parole all'improvviso, quello che mi ha sorpreso di più di ogni squadra del nostro campionato. Ma io, come sempre, vi ricordo che se domani volete un altro video di questo tipo, dovete lasciare tantissimi mi piace qui sotto, veramente un numero esagerato. E soprattutto, ragazzi, dovete iscrivervi al canale. Iscrivetevi al canale e fatemi sapere se c'è una edizione speciale, una puntata che volete proprio vedere domani. Quindi commentate qua sotto con la vostra squadra del cuore e vicino, secondo voi chi è il giocatore rivelazione? Noi tre, noi due, noi uno. E partiamo subito. Atalanta. Allora, per quanto riguarda l'Atalanta, credo che il calciatore rivelazione della squadra bergamasca sia Malinowski, ragazzi. Malinowski è un giocatore sul quale in pochi avrebbero puntato, anche perché nel ruolo di Malinowski, che comunque è un giocatore duttile, che comunque può ricoprire più ruoli, però nel ruolo di Malinowski l'Atalanta c'ha veramente tanta carne al fuoco, quindi Gasperini poteva tranquillamente far girare i propri giocatori e mettere proprio fuori rosa esternamente Malinowski, che comunque era un giocatore comunque molto interessante, ma che partiva veramente dietro. E invece con Gasperini è riuscito addirittura a prendere quota. Io credo che sia una delle facce migliori dell'Atalanta di Gasperini di questa stagione, quindi veramente complimenti a Malinowski. Per quanto riguarda il Bologna, mi tocca andare sul sicuro. Qualcuno non sarà d'accordo, qualcuno insomma mi tirerà all'orecchio, però mi tocca dire Orsolini. Diciamo che il ballottaggio era quello tra Orsolini e Tomiyasu. Scelgo Orsolini perché secondo me in questa stagione ha avuto l'exploit ufficiale, quello che lo indirizza verso le big del nostro campionato. L'anno prossimo tranquillamente Orsolini potrebbe andare a giocare in una grande del campionato a fare il titolare e non ci sarebbero problemi. E se può fare questo è proprio per l'annata che sta facendo quest'anno. Sinceramente non me lo sarei aspettato. Brescia. Per quanto riguarda la grande sorpresa del Brescia, io credo che questa sia Joronen. Joronen è un portiere sul quale nessuno avrebbe puntato. Il Brescia in Serie B aveva un altro portiere, ha preso questo estremo difensore, l'hanno tutti un po' guardato con fare sospetto, come a dire scusa, ma questo chi è? Ma come è arrivato qua? Ma perché c'è Joronen in questo? Ma chi è? E invece tra grandi parate, tra colpi di scena, tra colpi di reni all'improvviso, io devo dire che Joronen ha difeso molto bene la porta del Brescia. Cagliari. Sul Cagliari sì, sorpresa, ma fino a un certo punto. Ho messo Nathan Nandez, ragazzi, perché secondo me è stato il miglior giocatore del Cagliari di quest'annata, per quello che poi abbiamo visto, perché poi abbiamo visto un girone e mezzo, un girone e un quarto, un girone in pezzetto, poi ce l'hanno subito sospeso il campionato. Sì, forse Rajan Nainggolan ancora prima, però insomma siamo lì con Nandez, un giocatore molto forte che però aveva tutto da dimostrare nel nostro campionato e secondo me l'ha dimostrato. E come, è un cagnaccio, io me lo prenderei in questo momento a Roma. Credo che sia un pilastro del centrocampo del Cagliari e un pilastro in generale, potrebbe diventarlo di qualunque altra squadra. È proprio uno di quelli che te fa soffrire. Nandez per me merita questa posizione. Passiamo alla Fiorentina, dai, passiamo alla Fiorentina. Qua rispondiamo in coro, 3, 2, 1, Castrovilli, ragazzi. Ma chi era Castrovilli? Ma chi era Castrovilli a inizio anno? Che poi, oggettivamente, quando la Fiorentina è partita, il mister ne ha lanciati un pochini, perché ha lanciato Castrovilli, ha lanciato Luca Ranieri, ha lanciato Sottil, ne ha lanciati abbastanza. Di tutti questi, Sottil un pochino si è fatto vedere, Luca Ranieri poi si è perso e Castrovilli invece si è confermato un giocatore fantastico, tant'è che potrebbe anche essere già convocato ai prossimi europei, quindi un applauso. Genoa, spero si pronunci così, Sumaoro, non so come si pronunci, ragazzi, il difensore del Genoa. Il Genoa c'ha sempre giocatori rivelazione, ma perché il Genoa compra queste, fa questi grandi pacchi, questi grandi ordini Amazon di tutti i giocatori sconosciuti, 5, 6, 7, 50, che nessuno conosce, che nessuno sa di chi stiamo parlando, e poi all'improvviso diventano degli ottimi giocatori. E nella grande cesta dei rossoblù è uscito questo difensore che secondo me è interessantissimo. Credo sia la prossima plusvalenza di Preziosi, spero per i tifosi del Genoa ovviamente di no, però credo che sia proprio la prossima plusvalenza. Un giocatore molto interessante, un giocatore fondamentale per la retroguardia del Genoa, che comunque non sta facendo una stagione brillante, però se proprio dovessi dire una sorpresa, indicare una sorpresa, questa sarebbe lui. Non avrei mai puntato il mio euro su di lui. Inter. Ecco, qualcuno mi ha detto di metterci Sensi. L'ho letto, io non lo metto Sensi per il semplice fatto che Sensi ha fatto un grandissimo inizio. Il problema, ragazzi, è che è crepato, nel senso che è sempre rotto, è sempre fuori squadra. Credo che già negli schemi tattici di Conte
I centrocampisti saranno Barella e Eriksen, se Eriksen verrà appoggiato mezzala, ma non Sensi, e questo ruolo secondo me lo merita Bastoni. Uno arrivato dal nulla, richiamato dal prestito, tornato dal prestito al Parma, che ragazzi ha tolto il posto a Godin, uno dei migliori difensori centrali del mondo. Godin ora sarà calato, ma è pur sempre Godin. Complimenti a Bastoni. Juventus. Per quanto riguarda la Juventus, mi tocca dire Bentancur, l'ho detto anche ieri, quindi volevo cambiare, però secondo me non c'è un giocatore che ha fatto così tanto bene come Bentancur. Ero indeciso tra Bentancur e Demiral, però secondo me Bentancur ha dimostrato ancora di più. Magari Demiral avrebbe dimostrato tanto qualora non si fosse infortunato, tra l'altro proprio contro di noi, contro la Roma. Però davanti, ragazzi, quelli che hanno fatto meglio, ovviamente Ronaldo, Dybala, Higuain, sono quelli, non mi aspettavo niente di meno, sinceramente, anzi. E quindi credo che proprio il giocatore simbolo della forza di volontà della Juventus sia Bentancur. Lazio vado sul sicuro, ma proprio vado, sapete che vuol dire sul sicuro, ragazzi? Caicedo, cioè non ci sta scusa che tenga. Non ci sta scusa che tenga. Quando si è rotto Correa, i laziali hanno cominciato a tremare. Caicedo ha detto: non vi preoccupate, si è inventato punto d'accompagnamento, si è inventato seconda punta, che non è mai una seconda punta, Caicedo, ma è una punta de peso. Si è inventato seconda punta dietro a Ciro Immobile, mettendosi a disposizione della squadra, iniziando a fare sponde, iniziando a creare superiorità numerica. Ha cominciato a segnare come un cane. Se gli si dava la partita faceva gol, se entrava gli ultimi 5 minuti faceva gol. Io credo che Caicedo sia la rivelazione più importante di questa Lazio, e quindi vado a mettere ovviamente Felipe Caicedo. Lecce, ovviamente qua mi fa un pochino parlare la simpatia che ho per lui, Pippo Falco, che vi dirò però fino a questa stagione rimaneva una pura simpatia, ok? Mi stava simpatico. Beh, devo dire che dopo quest'anno invece, oltre alla simpatia che nutro verso Pippo Falco, devo ammettere anche delle qualità tecniche che magari prima avevo faticato a notare, e adesso in questo momento credo sia un giocatore interessantissimo, e soprattutto questo è merito del fatto che lui ha lavorato così tanto da poter essere confermato, a mio modo di vedere, come il giocatore rivelazione del Lecce di quest'anno. Milan. Mamma mia che fatica, ragazzi, mamma mia, perché innanzitutto perché qua ho dovuto togliere Kjaer, perché secondo me ha giocato troppo poco per essere lui il giocatore rivelazione, Rebic perché ha fatto solo il girone di ritorno, Leao perché è troppo discontinuo, alla fine togli e metti, ce n'erano tanti, ho deciso di non mettere Bennacer che l'avevo citato già più volte, dispiace perché poi Bennacer ha fatto una grande stagione, ma ho messo Theo Hernandez perché tutti ci aspettavamo cose buone da Theo Hernandez, ma non cose così buone. Cioè, ragazzi, io Theo Hernandez sono andato a metterlo tra i terzini migliori del mondo. Cioè, Theo Hernandez ha dato uno slancio pazzesco al Milan. Spesso era lui che prendeva il pallone e andava a far gol, senza parole. Napoli. A Napoli invece ho faticato a trovare un giocatore che si potesse trovare tra le sorprese, perché tipo Di Lorenzo secondo me era già un gran difensore, ho pensato a mettere lui, però secondo me era già un gran bel difensore. Ho voluto mettere Demme perché Demme è arrivato in punta di piedi e invece era proprio l'uomo che ha risolto i problemi del Napoli, poi non possiamo saperlo perché ci hanno interrotto il campionato, però li stava risolvendo, e non solo, perché Demme era venuto a fare il panchinaro di Lobotka. Demme doveva fare il comprimario, Lobotka super titolare, Lobotka non ha visto il campo, da quando Demme è stato inserito Lobotka non ha visto il campo, quindi secondo me Demme merita assolutamente questo trono qua, e quindi ovviamente glielo vado a dare. Parma, vabbè ragazzi, ma che parliamo a fare? Kulusevski, la scelta era tra lui e Cornelius. Ha avuto anche buone possibilità Cornelius, però le avrebbe avute con qualunque altro giocatore se non con quello che è partito dal niente e si ritroverà l'anno prossimo a giocare nella Juventus, ragazzi. Kulusevski ha fatto una stagione strabiliante e è per distacco il giocatore sorpresa della stagione del Parma. Roma, ecco, qui ho faticato perché la Roma quest'anno aveva fatto un mercato di sorprese, un mercato di paura. E alla fine devo dire che una delle tante paure che ho avuto si è rivelata positivamente sorridente a me. Sto parlando di quella che ci ha spinto a puntare su un difensore centrale come Smalling. Perché Smalling era un giocatore dato da tutti finito, che veniva considerato un giocatore trapassato, un giocatore che allo United faceva più errori che altro, e dopo 6 mesi lo United lo rivoleva. Smalling è un giocatore che a Roma, io sono onesto, non si vedeva dai tempi di Benatia. Anche Manolas, che comunque era un grandissimo difensore, a Roma aveva fatto secondo me peggio dello Smalling che abbiamo visto. Un giocatore imperioso, arrivava ovunque, padrone del gioco aereo, bravissimo negli anticipi, bravissimo nell'uno contro uno. Smalling, ragazzi, grande sorpresa. Samp, ecco, alla Samp ho faticato tanto a trovare un giocatore sorpresa, alla fine ho deciso di metterci Gabbiadini, perché Gabbiadini non sarà l'ultimo degli scemi, assolutamente no,
però non è nemmeno il giocatore sul quale pensi di poter puntare. E invece lui alla fine un pochino li ha zittiti quelli che lo andavano a criticare, perché ha fatto i suoi gol, perché ha fatto i suoi 6 gol, perché ha fatto i suoi 2 assist, che non sono assolutamente pochi, anzi sono delle marcature, sono dei punti messi a segno, appunto 8 in totale tra gol e assist, che hanno permesso alla Samp di fare dei punti importantissimi, punti a tabellino. E quindi credo che Gabbiadini sia il giocatore sorpresa della Samp di questa stagione. Ecco, sì, voglio dare proprio questo scettro a Manolo. Passiamo adesso al Sassuolo. Per quanto riguarda il Sassuolo, qua anche vado abbastanza tranquillo con il nome di Boga. Boga, ragazzi, il Chelsea lo ha prestato proprio tranquillamente, dicendo: vai, ma tanto chi ti credi di essere? Boga praticamente da solo con le sue forze ha trascinato il Sassuolo, perché è vero che Caputo segna come un cane, perché è vero che Berardi è un ottimo giocatore, ma non credo che nessuno dei due sia minimamente paragonabile a un calciatore come Boga. Per la SPAL vado a dirvi Strefezza, perché Strefezza innanzitutto era uno sconosciuto, era ed è uno sconosciuto, e devo dire che invece ha dimostrato di sapersi farsi conoscere, che brutta parola è, però avete capito. E poi al di là di questo doveva prendere il posto di Manuel Lazzari, uno che alla SPAL ha fatto la storia, e non era per niente semplice. È vero che ogni tanto ha fatto qualche errore, è vero che ogni tanto è stato pure espulso totalmente a caso, però molto spesso con i suoi strappi ha messo in difficoltà le maggior parti delle difese italiane, quindi voglio fargli un plauso. Torino, una stagione disastrosa per il Torino, che continua a scendere, hanno sospeso il campionato, penso che gli unici tifosi contenti siano quelli del Torino probabilmente, perché stavano andando male. E se devo fare un nome, vado a dirvi Ansaldi, ragazzi. Ansaldi, giocatore che ogni anno gli si dà del finito, ogni anno. Ansaldi è un giocatore che ha fatto 4 gol e 3 assist. Per essere un giocatore che parte da fare il terzino, poi passa ala, poi dove viene messo a controllare Roma, ha giocato addirittura mezzala, centrocampista centrale, è un giocatore strabiliante. Sinceramente, secondo me, merita questa palma qui. Udinese, ecco, l'Udinese, vado a ridirvi un nome che avevo detto poco fa. Sto parlando di Musso, ragazzi. Musso para tutto. Da De Paul ce l'aspettavamo una grande stagione, sono d'accordo. Begao ci ho pensato, ma ragazzi, Musso ma che stagione sta facendo. La gente gli tira le blasfemie, gli tira le bestemmie, lui con un colpo di reni e con la mano di richiamo va a deviarle in calcio d'angolo. Musso è la grande sorpresa, secondo me, friulana di questa stagione. Quindi sì, il migliore è la migliore sorpresa è lui. E poi concludiamo con l'Hellas Verona. Vi dico il ballottaggio qual era: Amrabat, Rahmani, Kumbulla. Poi ho levato Rahmani, ho lasciato Kumbulla e Amrabat. Alla fine, ragazzi, ho messo Amrabat. Mi dispiace per Kumbulla, che proprio perde all'ultimo, che proprio si ferma sulla soglia. Però ragazzi, Amrabat, io lo ricordo tra l'altro contro la Roma, era ovunque, sembrava di avere uno dei quei cani tartufo che odorano, sempre attaccato, con un Rottweiler attaccato ai coglioni. Mi girava a destra, c'era Amrabat, mi girava a sinistra, c'era Amrabat. Il commentatore ha detto più Amrabat che pallone, per farvi capire. E credo che Amrabat sia il giocatore sorpresa di questa Hellas Verona, che sta facendo una stagione straordinaria, e mi auguro per loro che gliela facciano finire. Quindi Amrabat è il mio giocatore. Detto questo, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, fatemi sapere voi chi avreste cambiato e perché. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, qualora non l'aveste già fatto. Io ringrazio tutti gli abbonati al canale, che sono sempre di più e che stanno passando in questo momento. Tantissimi piace per un altro video di uno per squadra, come è successo oggi. Buon shalala, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.